Guarda, io faccio sempre un lavoro di squadra quando conduco un programma. Per me Alfonso e Mara non sono stati prevaricanti. Li coinvolgevo moltissimo anche io. Ci siamo visti ieri con Mara, adesso vedo Alfonso domani a cena e loro mi hanno proprio. Mara mi ha ringraziato perché mi ha detto comunque. Con te era tutto semplice, sul palcoscenico mi piace creare quella sinergia, non mi piace che loro parlino solo nel momento in cui vengono interpellati, non siamo a scuola, ci deve essere un'energia di gruppo molto forte, quindi assolutamente no. Per quanto riguarda Vladimir, io l'ho già avuta come opinionista al Grande Fratello, quindi noi ci conosciamo già e sappiamo come interagire. Il supporto che può darmi in più è il fatto che abbia già vissuto da concorrente questa esperienza, credo che sia fondamentale. Ha fatto già all'isola, ha fatto anche l'inviata, quindi diciamo che cioè, il supporto di Vladimir per me potrà essere ancora più forte dal punto di vista umano per capire che cosa succede quando c'è un concorrente che magari sbarella un po' in un momento di disagio, ecco. Allora, abbiamo scelto dei concorrenti con personalità molto diverse tra loro ed è giusto che sia così, perché dico sempre che avere un cast dove sono tutte personalità uguali o persone che hanno un tipo di percorso uguale nella loro vita non è divertente. Diciamo come posso dire, un gruppo di concorrenti anche un po' controversi, secondo me, per far spaccare anche un po' i divani a casa. Cioè, uno deve parlare, non è che può vedere solo personaggi buoni, tra virgolette. Ci possiamo aspettare che Raz Degan tenda ad isolarsi un po', perché lui è abituato a stare da solo nella sua vita, quindi potrebbe farlo anche lì, quindi sarà forse anche il più forte a livello psicologico perché è abituato a stare da solo, ma questo non vuol dire che non possa far parte bene del gruppo. Ci possiamo aspettare una persona fragile che poi invece sull'isola tira fuori tutta la grinta e quindi diventa forte, ci possiamo aspettare invece una persona che è di base, di partenza molto risoluta, che poi lì invece scoppia a piangere. Beh, Rocco, ve lo ricordate nella prima edizione, è partito che sembrava, no? Cioè, Rocco, il porno divo, così piangeva pensando solo alla moglie, ai figli e alla foto della mamma sotto alla stuola dove dormiva. Quindi l'isola, secondo me, ti sorprende sempre. Scusate se, insomma, forse sono banale, ma il momento in cui Mercedes Enger era sott'acqua, io non avevo capito minimamente che non ci fosse nessun tipo di problema, pensavo che fosse davvero successo qualcosa di molto grave, io non lo potrò mai dimenticare, perché poi è diventata una cosa buffa, ne hanno fatto anche una suoneria col mio Alvin, però io in quel momento stavo davvero soffrendo le pene dell'inferno, cioè non sapevo, ero entrata nel panico sul serio, quindi quella cosa non me la posso dimenticare. Ma molto risoluto e forte è stato Giulio Base, Moreno, forse anche Simone Susinna mi sembrava uno dei modelli molto. Ma no, tutti, perché poi in realtà di partenza erano tutti pieni di energia e secondo me pronti a spaccare il mondo, cioè nel senso li vedevo proprio pieni di entusiasmo. Poi però, guarda, davvero l'isola sorprende perché tante persone che ho visto risolute prima di partire nelle scorse edizioni, poi invece si sono affrontate più deboli quando le ho viste lì e tante invece hanno cambiato atteggiamento, quindi non posso dirtelo adesso.